Comincia adesso la partita con il possesso per la squadra in rosso del Villa Zilla. Rimessa dal fondo, c'è De Epifani su questo pallone che cerca Grassi, lunga con le mani, Grassi con un colpo dello scorpione improvvisato, perde palla, intanto c'è il tiro e la papera dell'estremo difensore, gol di Foti per l'1-0 delle Speedy Girls. Rimessa dal fondo, lo sai da Borrelli che sbaglia però, quindi Pizzinelli, serve Grassi che potrebbe andare al tiro, lo fa e trova la rete del pareggio. Grassi gira questo pallone a tu per tu col portiere, trova la rete del 2-1 Bassotti, l'ottimo assist di Grassi. Fallo laterale, Pizzinelli dalla destra, gira questo pallone, c'è Bassotti, ancora Pizzinelli, Grassi in aria. Bassotti controlla bene questo pallone, poi va al tiro, parata traversa, incredibile, la palla resta in campo, poi esce. Riva va a dare fastidio a Pizzinelli e ci riesce benissimo. Attenzione a Riva che va a tiro e trova la rete del pareggio. 4 minuti più recupero. Punteggio parziale di 2-2. Riva per Foti che alza la testa, cerca di chiudere il triangolo. Soluzione un po' frettolosa, di fatto perdono il pallone, quindi Grassi. Gira per Bassotti che può andare al tiro, palo, gol, 3-2. Ripa, laterale battuto, lancia, c'è Tempesta da questa parte, Bianchino chiusa la triangolazione con Tempesta, tu per tu con l'estremo difensore, c'è il tiro e la gran parata di De Epifanio e intanto Grassi potrebbe far ripartire la squadra. Attenzione, salta una, poi si allunga troppo il pallone, ancora Grassi da quella parte, va al tiro, prende l'esterno della rete, l'arbitro fischia alla fine del primo tempo. Comincia adesso il secondo tempo di Speedy Girls Villa Arzilla col possesso per le Speedy Girls. Messa battuta male, c'è il Bianchino da questa parte, Prono Ripa che ne salta una, poi va al tiro e trova una rete strepitosa per il pareggio delle Speedy Girls. Ripa, trovano Bianchino dentro l'area e trovano la rete del vantaggio, partita ribaltata di nuovo, bello schema per il gol di Bianchino. Grassi strappa via questo pallone e va al tiro e trova la rete del pareggio. Grassi quindi dalla bandierina e trova la rete direttamente da corner, quindi vantaggio Villa Arzilla. Diciamo che Grassi sta creando più di qualche problema alle Speedy Girls. Tanto qua Bassotti che va al tiro e trova la rete del doppio vantaggio per il 6-4 con Bassotti. Messa a battuta, attenzione a Borrelli, Bassotti scusate, che trova una splendida rete, non c'era però marcatura, palo gol con Bassotti. Grassi gira la palla dentro l'area e Bassotti trova un'altra splendida rete per l'8-4 che chiude di fatto la partita. Bianchino va al tiro, bella la parata di De Epifanio che manda fuori sopra la traversa. Ripa cerca il tunnel, esagera, Mozza non glielo concede e gira dentro l'area per Grassi che trova la rete del 9-4. Avanzano da quella parte, c'è Bianchino, pallone adesso dentro e trovano diciamo il gol della bandiera con Ripa e il 9-5.
Laterale battuto, la palla lunga. Bellissimo questo controllo di testa che la manda di fatto in porta, ne salta l'avversaria con un gioco di gambe e trova il gol del 9-6, splendido. Grassi, Bassotti salta la difesa, va al tiro e trova il gol del 10-6.